Ciao, sono Paolo Brada, ti do il benvenuto nel mio laboratorio. Prima di lasciarti al video, ti ricordo che se ti va puoi iscriverti al canale, mettere mi piace e seguirmi anche sui social. Buona visione e ricordati di condividere il video. Grazie a manomano.it per aver contribuito al video. Per costruire la slitta del banco Sega ho deciso di adattare questo pannello che avevo in laboratorio, quindi lo taglio a misura, smonto la lama dal banco Sega e anche il coltello separatore. E ci provo il pannello al di sopra. Ho deciso che ci avviterò due listelli ai lati che faranno da guida, quindi faccio il foro e poi ce li vado ad avvitare, tenendo tutto ben ammorsettato e bello fermo e preciso. Una volta controllato che scorra abbastanza bene ma che non abbia gioco, rovescio la slitta e aggiungo un paio di viti. Invece per la battuta ho deciso di utilizzare questo pezzo di morale che fisserò con delle viti, ovviamente tutto il più possibile in squadro. Ora rimonto la lama e faccio il primo taglio sulla slitta. La prima cosa che ho voluto aggiungere è questo tacchetto di legno avanzato da altre lavorazioni che andrò a incollare perché, come si dice, ci tengo ai miei pollici opponibili e quindi meglio evitare che incontrino la lama anche per sbaglio. Aggiungo una guida per i tagli a 45 gradi, passo una mano di trasparente protettivo e si parte con il primo taglio. Come inizio diciamo che non c'è male. Ora mi voglio costruire un blocco per quando farò i tagli a 45 gradi, in modo da avvitare appunto il dado a farfalla sopra e bloccare le assi che stiano belle ferme. Quindi eseguo un paio di fori, poi li svaso anche in modo da poterci alloggiare la testa dei bulloni al di sotto della slitta. Momentaneamente ho fatto un paio di fori appunto per coprire alcune larghezze diverse, poi magari ne farò anche degli altri. Rovesciando la slitta e montando il tutto sembra funzionare. Per ora penso possa andare, poi magari per il futuro vedrò di pensare qualcosa di ancora più pratico. Non sentendomi sicuro al 100% per quanto riguarda le mie dita, ho deciso di fare anche un blocco avvitato al banchetto inferiore che va appunto a battere sulla guida in modo che non sia praticamente possibile andare oltre un certo tot con la lama. Ho dato una bella riverniciata al sistema per bloccare le assi e ora lo rimonto. Per ovviare al fatto che la lama non si regola in altezza, ho deciso di inserire degli spessori quando dovrò eseguire incastri o comunque tagli con altezze più basse. Infine, per quanto riguarda la guida in dotazione, ho deciso di inserire una bella asse in modo da irrigidire un po' il tutto, perché essendo in alluminio e molto sottile era un pochettino deboluccia. Dunque queste sono le modifiche fatte finora. Ovviamente critiche e consigli sono sempre bene accetti. Anche questo video è terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un mi piace, la condivisione e l'iscrizione al canale sono più che graditi. Se volete, potete seguirmi anche su Facebook, Twitter e Instagram.